Siamo a Casa Crisano, siamo dall'ex direttore sportivo dell'Ischia, Nicola Crisano, per chiedere un commento sull'Ischia attuale e fare poi una disamina del passato, di questi 2 o 3 anni importantissimi dell'Ischia, che è passato dai campionati dilettanti ai campionati professionistici. Si sta cercando, credo, non conosco bene le cose, però in base al budget di quest'anno, di trovare qualità-prezzo giocatori che possono sposare la causa Ischia. Ci stanno mettendo, come vedo, tanta buona volontà e ognuno sta facendo più del dovuto, anche nei ruoli praticamente. Però ripeto, se ci sta questo entusiasmo e credo che l'isola risponderà sempre come al solito a stare vicino alla squadra e con i tifosi, si potrà cercare un obiettivo. Sicuramente oggi è ancora un cantiere e forse io la vedo diversamente su queste cose perché in questo periodo forse nelle mie gestioni già era tutto organizzato, però è giusto che sia così, sono ripartiti da capo. Con tante novità, tante persone nuove, e sono convinto da tifoso che si potrà far bene e spero che si faccia bene, anche per dare continuità a quello che si è fatto in questi 3 anni. Parliamo dei giocatori, secondo me è un ottimo acquisto Cruz, poi abbiamo una difesa quasi confermata in pieno, manca qualcosa al centrocampo, che ne pensi? Sì, Cruz è un buon acquisto e anche l'ultimo arrivato dell'Aquila credo sia in prestito, è un buon giocatore, anche se anche lui è un piccoletto praticamente d'aria che insieme a Evan, a Kunzi praticamente, e a Cruz possono formare un attacco un poco atipico, va, perché non c'è una prima punta. E per quanto riguarda la difesa sono d'accordo con te, anche se qualche altro giovane o qualche altro innesto dovranno prendere. E a centrocampo ci vuole sicuramente qualcosa, ci vuole qualche giocatore che dia detta ai tempi, andando via tanti giocatori, sinceramente il centrocampo lo vedo un po' indebolito, però sono convinto che gli addetti ai lavori dell'Ischia faranno tesoro e porteranno, diciamo, a Ischia qualche giocatore di grande qualità. Parlando sempre dei calciatori, va detto che va elogiato Armeno, Tito, Finizio, giocatori del passato, assieme a Certo. Renone, che sono certamente giocatori di qualità. A questi poi va affiancato qualcuno. Sono giocatori che sono maturati tanto sia nel campionato di Serie D, sia secondo me nella seconda fase del campionato di C2, quando Mister Porta ha dato loro tanta fiducia. Ma la risposta l'hai data, hai fatto domanda e risposta, questi sono giocatori che mi sento orgoglioso praticamente che ho rappresentato e ho cercato. Io nei miei raduni, questi sono ragazzi svincolati, parliamo di Finizio, Tito, Armeno, Rainone, gente praticamente che ha sudato per conquistarsi questa maglia. E oggi sono di proprietà dell'Ischia e a costo zero. Io li presi praticamente in questi raduni che organizzavamo a Napoli. E con l'aiuto di chi mi collaborava in quel periodo abbiamo preso veramente questi ragazzi e li abbiamo centrati. Oggi sono una di proprietà dell'Ischia e sono praticamente un patrimonio del club. E devo dire la verità, levatasi la pressione, ecco questo quando noi parliamo di un lavoro di porta, del miracolo porta. Io ho detto sempre che è un miracolo parziale, perché Porta aveva una grande squadra fatta di grandi uomini e di grandi atleti che, levandosi il peso di dosso praticamente della pressione dello staff precedente fino a Natale di Campilongo che aveva caratterialmente era completamente diverso, i ragazzi si sono liberati mentalmente e hanno espresso tutto il loro valore, perché ho sempre detto che la forza dell'Ischia erano i giovani ed era proprio quello che voleva Carlino e io ho sempre accontentato Lello, l'amico Lello e il presidente Carlino perché amava un calcio giovane. Purtroppo non riuscivo a un Su certo Carlino ci punto. arriviamo dopo, sempre dal punto di vista della squadra, dal punto di vista tecnico, sia allenatore che giocatori. Va dato atto a Porta di aver dato fiducia a alcuni giocatori che in effetti la fiducia non l'avevano più, tipo Mennella, lo stesso Kunti, giocatori spesso messi in dubbio, giocatori che poi alla fine insieme ad Alfano hanno creato quest'asse portante che ha condotto l'Ischia all'obiettivo finale. Ma ripeto, sicuramente, giocatori che si sono scrollati un peso da dosso e hanno cacciato fuori tutto quello che avevano e che non riuscivano a esprimere. Giocatori di grandissima qualità e perciò già faccio i complimenti, vanno fatti già alla società nuova che sono riusciti a tenersi Mennella, che è un capitano e dentro e fuori dal campo, come lo stesso Evan, che secondo me
ripeto, lo vidi tra i dilettanti 3 anni fa, mi innamorai di questo giocatore, ma ha dato tantissimo, è uno degli artefici, se non uno dei principali della vittoria del campionato dell'Ischia. Perciò questo è un grande merito di questo allenatore, che praticamente ha miscelato bene gli over e gli under, i migliori poi del resto, ed è questa è stata la sua bravura. Poi sul miracolo, ecco, rimango un attimino, diciamo, fino a un certo punto, perché entrare nelle 8 con una signora squadra era doveroso. Era doveroso, però si stava rischiando di non entrarci. Poi dopo Carlino ha voluto dare una svolta, e nella svolta c'è stato l'esonero di Campilongo, certo. Ci sono state le tue dimissioni, certo. C'è stato un ridimensionamento anche del budget, e in effetti si è arrivati fino in fondo. Però in effetti, Nicola, va detto anche che un budget altissimo, e Carlino oggi decide di farsi da parte perché ha ritenuto che ha speso fin troppi soldi per una squadra, certo, che non meritava queste spese. Spiego, questa è una domanda importante e anche da chiarire tanti questi punti che sono fondamentali. Anche perché in effetti molti considerano che tu sei stato, certo, la persona che ha portato un po' Carlino quasi al momento di dire addio all'Ischia. No, ma non penso sia questo. Io ho sempre rispettato, allora facciamo un passo indietro. Mi sono sempre incontrato con Lello prima di ogni stagione, anche quando abbiamo stravinto, e anche quest'anno praticamente a giugno, quando vincemmo il campionato, prese una decisione Lello, e ho sempre rispettato quello che lui volesse. Il primo anno mi disse di spendere, parliamo in cifre, tanto non dobbiamo nasconderci, 900.000 euro di campagna di acquisti di calciatori, proprio per bocca sua praticamente, e poi l'ha confermata anche più volte in trasmissione, e voleva stravincere il campionato, voleva vincere lo scudetto, voleva vincere con i giovani, con il settore giovani, voleva vincere tutto. Siamo stati non bravi, dico, siamo stati fortunati, perché il lavoro ci ha ripagato alla grande. Noi a Natale eravamo già, tra virgolette, i principali, diciamo, eravamo noi quelli che dovevamo vincere il campionato, già ci stava una bella ipoteca sul campionato. Ha avuto tutte le soddisfazioni durante l'anno con tutti i giocatori che ho scelto io. Campilongo non conosceva bene la categoria di Serie D, e proprio Campilongo mi disse: dammi una mano, perché io non è che conosco molto in Serie D, tu sei stato già qui a Ischia praticamente il primo anno, allora chi ti vuoi tenere, chi possiamo prendere? E io feci tutti dei nomi, e devo dire la verità, li abbiamo centrati tutti. E in quella fase lì Sasà è stato molto vicino, però ripeto, alle mie scelte, che si sono poi rivelate giuste. Ma detto questo, secondo me Campilongo è stato un po' l'allenatore che ha fatto vedere il miglior calcio sull'isola d'Ischia. Certo. Aveva, certo, anche una squadra mazza grandi, che perché in effetti, certo, era veramente la squadra di gran lunga la più forte di tutto. Forse anche in quel budget si poteva spendere qualcosa in meno, vincendo qualche partita in meno. Sicuramente. E lui però, ripeto, Lello chiese espressamente nel suo ufficio, avanti anche all'allenatore, che lui voleva vincere, perché il primo anno eravamo terzi, lui era sponsor, era stato già vicino a noi, aveva azzerato i debiti, diciamo, della prima stagione, che mancavano 180, cioè non mi ricordo che quale era l'importo. In effetti va detto questo, è un tuo grosso merito aver portato Lello Carlino dopo una stagione che non aveva portato a conseguire il risultato della vittoria del campionato di Serie B. Sì, Lello, ripeto, io ho avuto la fortuna e ho la fortuna di essere un suo grande amico, una persona straordinaria, ha condiviso tutto con me, praticamente, anche tutte le scelte, e ripeto, quando si parla di soldi, io ho sempre lavorato per quello che Lello mi ha detto. Potevo anche prendere un solo giocatore, Cunzi, da 900.000 euro, faccio un esempio, e invece io ho allestito una squadra per quello che mi ha chiesto. Quando abbiamo vinto il campionato e abbiamo vinto tutto, proprio la settimana dopo ci incontrammo ed era presente il segretario Iodice, che io avevo, diciamo, portato al club perché aveva l'esperienza praticamente per la Serie C, mi disse la stessa cosa, mi disse di fare uguale alla stagione precedente. Però poi c'è stato il problema che dopo 2 mesi e mezzo, giustamente, si è ritrovato solamente lui. Sono andati via tanti amici, tanti soci che non hanno contribuito anche alla nuova stagione, e si è trovato con
Celentano e qualche altro amico a dover sopportare il peso di questa, situazione. Infatti stai dicendo non è tanto il budget che è venuto meno, ma quando sono venuti meno gli sponsor, i soci. I soci sono venuti meno e in più, e questa è la mia più grande, ripeto, poi arriviamo alle mie dimissioni, perché le mie dimissioni sono dettate sicuramente per non aver rispettato l'amico Lello su certi argomenti. E ripeto, noi siamo arrivati a un punto che dovevamo però centrare anche una sorta di media età. Avevamo 7, 8, 9 partite di tolleranza da parte del presidente, e che Campilongo sapeva bene che poi, prendendo determinati giocatori, dovevamo però anche rispettare il volere del presidente. Sì, ma come fai a rispettare la media età se prendi Skhetter, prendi Di Nardo, prendi... Perché? Perché lui doveva portare tra panchina e campo una media che poteva anche superare il 25esimo anno, però almeno al 50% dovevamo alcune partite farle al 100%, altre non dovevamo farle proprio e altre anche al 50%. Purtroppo Campilongo in questo non mi ha seguito, non ha seguito il presidente, ha scavalcato anche me su certi argomenti, non ha pensato ai punti che non arrivavano, a quel punto è andato in confusione. E ha preferito andare per la sua strada dicendo che lui non metteva più i giovani in campo e avrebbe deciso di scendere in campo con chi riteneva in quel momento pronto per la gara. Io stavo in mezzo in questa situazione, il mio legame con Carlino mi portava a questo punto a sbagliare, stavo sbagliando nei confronti del presidente e ho cercato di tenere fino a Natale. Poi quando a Natale il presidente giustamente, ripeto, giustamente, ha voluto ridimensionare perché non arrivavano i soldi della Lega, era giusto che Nicola Crisano si facesse da parte, perché non aveva ascoltato il presidente, e vi dico la verità qual è, e questa la dovete sapere tutti, perché è stata nascosta fino ad oggi. Appena vincemmo il campionato, il giorno dopo, 10 giorni, mi disse: dobbiamo mandar via l'allenatore. Campilongo non rientra nei nostri parametri di persona, Campilongo non rientra nella persona che io volevo come allenatore. E tu non vedi di buon occhio come gestisce il tutto, secondo me devi provvedere a mandarvi all'allenatore. Già c'era il nome per il sostituto? C'erano dei nomi, di cui uno molto forte era Grassadonia, che ha vinto il campionato. Ci siamo sentiti più volte con Grassadonia, sinceramente. Che poi tra l'altro ha la stessa filosofia di gioco di Campilongo, è uno zemaniano. È uno zemaniano e forse sposava più le idee del presidente Carlino. E c'era anche la possibilità di portare Porta come giovane. Io però il mio più grande errore, ripeto, dei miei 3 anni ischitani sono quelli che, quando il presidente mi disse a giugno di cacciare l'allenatore, non ho avuto la forza e il coraggio di farlo per la piazza, perché i rumori che sentivo, la gente che già polemizzava. Bisognava guardare un po' oltre. Bisognava guardare oltre. Io non sono stato all'altezza della situazione ed era giusto. A Natale, quando lui voleva ridimensionare tutto, io non ero bravo a fare il tagliatore di testa, glielo dissi: guarda, non sono la persona giusta per queste cose. Mi faccio da parte perché ho mancato, diciamo, in questo momento mi sento in debito con te per quanto riguarda la situazione Campilongo, però non sono la persona giusta che può tagliare la testa ai calciatori che ci hanno fatto vincere. Lui ha avuto la fortuna in quel periodo di conoscere Di Napoli, questo Arturo Di Napoli, che gli ha dato una grossa mano un mese e mezzo, poi so che anche tra di loro si è interrotto il rapporto per cose molto gravi e che non so bene che sia successo, però la fortuna che questa persona abbia in quel periodo abbia messo fuori tutti i calciatori che erano sotto contratto con l'Ischia, e a quel punto si è ritornato a respirare e anche io mi sono risollevato sinceramente da questa situazione. Però ripeto, il mio più grande, diciamo, la mia più grande mancanza nei confronti di una persona straordinaria, è inutile che lo diciamo, buono, sensibile, affettuoso, me lo sono sempre trovato nei momenti più difficili, e voi sapete, il momento più difficile è stato il 1° aprile dell'anno scorso, no? Quando mi sono trovato Lello vicino a me da solo alle 2 di notte, quando ho perso mio padre, e eravamo rimasti a Ischia con la barca e con un mare forza 4 volevo andare a Napoli, però non c'erano le condizioni. E queste cose io non le dimentico e rimarrò legato a vita a una persona straordinaria che mi ha dato tanto e ha dato tanto all'isola di Ischia, e Ischia dovrà ricordarlo e amarlo, al di là che è rimasto come sponsor, ricordarlo e amarlo come il presidente che ha vinto tutto sull'isola di Ischia, che è arrivato in un momento difficilissimo del club, che erano 16 anni che non si ripartiva, e forse io sono stato bravo
a coinvolgere in questo progetto insieme a tante altre persone. Ha detto questo, io ritengo che una persona che si dimette nel calcio vada sempre apprezzata, anche se forse c'erano dei rumors che lasciavano prevedere anche eventualmente un tuo allontanamento, no? Sotto quale aspetto, perdonami? Come rapporto, come direttore sportivo dell'Ischia. Come allontanamento con... Nel senso che tu ti sei dimesso proprio perché avevi letto che c'era un avvento di cambiamento. C'era un avvento di cambiamento, c'erano cose che stavano, ripeto, che volevano, dei provvedimenti che volevano prendere, mi era stato chiesto di fare delle cose che non sapevo fare, è quello che ti ho detto prima, quello di mettere via tutti i calciatori. Non ero la persona giusta in un progetto dove ci ho messo cuore, anima, sacrifici, ero quella persona che prendeva il traghetto anche 3 volte al giorno per far quadrare un po' tutto. Poi è normale che nelle tante cose fatte buone ci sono anche tante cose sbagliate, ma nella vita chi non opera non sbaglia e non cresce e sugli errori si cresce. Oggi posso dire che dopo Ischia potrei, diciamo, lavorare serenamente sull'esperienza fatta qui. Un anno che in effetti è finito un poco in rissa nell'ultimo mese, perché con Citarelli, poi Mandragora, poi Pilardi, Citarelli, in effetti è stata una gestione molto tormentosa e tra l'altro va detto proprio in quel periodo si sono pure un poco incrinati i rapporti un po' con la piazza e con la stampa. Eh sì, perché ripeto, nel primo anno dettata sicuramente da tanto entusiasmo di rilanciare questo club. Voi stavate là per vincere il campionato. Mancavano 5-6 gare, stavamo dietro praticamente a Martina Franca e Sarnese, eravamo secondi, terzi, abbiamo a Natale eravamo primi. C'è un campionato incredibile dove con una squadra molto giovane, una squadra che stavamo primo anno costruita, con un allenatore preso perché il budget era basso come Mimmo, poi continuato con Mandragora che io purtroppo anche lì, ecco, dettata da qualche inesperienza, non sapevo e lui non mi aveva comunicato che era già stato a Ischia, era lasciato un brutto ricordo. Diciamo, ha detto anche che con Citarelli siete riusciti a creare quella squadra che poi ha continuato con i vari Finizio, ma i meriti, ripeto, quant'altro. In effetti eravate una bella coppia insieme. Ma io ripeto, poi le cose passano, ci sono stati, diciamo, dei dissapori, delle cose che non sono andate, ma fanno parte del gioco del calcio. Io ritengo che Mimmo sia stato anche qui, come ha fatto a Procida nelle passate stagioni, anche qui ha dato il suo contributo ad un lavoro fatto veramente di sacrificio e di polvere, come diceva lui. E io credo che tutto il percorso della crescita ischitana passi sicuramente da Crisano, Citarelli, da Mandragora, da tutti i sponsor, i soci, allenatori, tutto ha fatto crescere il club, tutti hanno contribuito, nel bene e nel male, tutti hanno contribuito. Allora, un campionato che si conclude male perché non vincete il campionato, l'Ischia non vince il campionato, però viene approcciato appunto a questo gruppo Lello Carlino, che poi sarà il volano di tutto. In questo ti va dato il merito di aver portato delle energie importanti in questa società. Beh, ma era giusto che... Dovete sapere che quando sono arrivato qua, ma voi lo sapete bene, voi di Ischia, che i problemi che c'erano erano assurdi, incredibili. Dovete pensare che noi non potevamo neanche entrare in un albergo perché volevano i soldi prima, perché le passate stagioni di chi ha diretto l'Ischia negli ultimi 10 anni praticamente credo non siano state limpide. Però poi ripeto, quando Lello mi è sempre stato vicino da sponsor anche il primo anno, mi ha sempre detto stai tranquillo che ci sono io alle spalle, se non vinciamo quest'anno, una frase che non dimenticherò mai a Sarno, perdemmo 3-0 in un modo incredibile, disse ma non ti preoccupare, vinceremo l'anno prossimo. Ed è così è stato. Appena è finito il campionato io ero sereno che si doveva ripartire e si doveva praticamente tentare subito di vincere il campionato. E devo dire la verità, è stato un anno fantastico, macchiato solamente da quel famoso primo aprile dove è andato via mio padre in un modo assurdo. Nicola, situazione attuale, che idea ti sei fatto? In effetti noi abbiamo temuto che l'Ischia fino agli ultimi giorni non si iscrivesse. Ma invece io su questo, ripeto, ero convintissimo che si potesse raggiungere l'obiettivo della fideuzione, dell'iscrizione, in quanto sapendo che vicino a Vichi Di Bello praticamente c'erano sempre Lello Carlino e Dino Celentano.
Va detto che Vicky Di Bella è la persona oggi più importante dell'Ischia. Poi successivamente si sono subentrati ancora qualche problemino, perché qualche persona è venuta meno nel versamento, credo, della fideiussione. E devo dire la verità, il buon Vicky ha fatto un grandissimo sacrificio affinché questa squadra rimaneva iscritta in Serie C dopo 3 anni di grande lavoro, ma era sicuramente Lello avrebbe fatto di tutto di più pur di centrare e lasciare il club in Serie C, dove l'ha portato con enormi sacrifici. Ripeto, l'idea che mi sono fatto invece per è questa, è superata questa cosa. Invece in effetti Vicky Di Bella ha messo interamente la fideiussione. Io sinceramente non lo so questo, so che Vicky però è stato fondamentale, perché poi la fideiussione è stata fatta da questa banca inglese dove la famiglia di Vicky vive, no? A Londra la mamma, le sorelle, e sicuramente hanno loro, i loro interessi ce li hanno spostati da Ischia, li hanno spostati a Londra. E credo che sia oggi Vicky è la persona più importante del club per quello che è stato fatto. È normale che alle sue spalle ci sono persone, come ci saranno persone che lo aiuteranno in questa crescita sia tecnica che aziendale, anche se lui a livello aziendale, da quello che so, ha sempre gestito gli alberghi, le situazioni familiari, perciò per quanto riguarda questo credo che non ci siano problemi. In più si è tenuto stretto lo studio senese, praticamente, che è la persona che portai io il primo giorno a Ischia, che oggi rappresentato da Ardizio, che è un dipendente di Giancarlo Senese, che è un dottore commercialista che potrà seguire le sorti dell'Ischia, perché forse Senese è impegnato in altre attività. Ha detto anche, si è tenuto Iodice, che sembrava avesse anche lui le valigie pronte. Sì, hanno tenuto un segretario che ha grandi competenze, è preparatissimo sugli argomenti, ha tante conoscenze e nei momenti difficili riesce sempre a trovare soluzioni, e per una società è un valore aggiunto, specialmente in una società come Ischia, che si, come diciamo, torna in una B2, va in un campionato così importante, un ruolo di segretario così importante come Odice è fondamentale. Pino Tagliatella ha un ruolo importante, tu pure lo volevi, però poi dopo alla fine non sei riuscito a portarlo nell'Ischia, lì con te doveva organizzare il settore giovanile, poi certo, frizioni violentissime, Pino Tagliatella che va via. Niente, Pino, ripeto, una persona straordinaria che nutriamo entrambi un grande stima da entrambi le parti, e più volte ci siamo sentiti, ci siamo parlati anche nella stagione quando lui doveva fare il responsabile del settore giovanile. Il problema di Pino è che Pino è preso anche da altre situazioni, altri lavori, altre cose, è un uomo immagine di tante aziende, lavora nello spettacolo e spesso non c'è, e la figura diciamo, di un responsabile è quella di essere presente tutti i giorni sul campo. Però oggi ricopre questo ruolo, è un ruolo che lo affascina, è un ruolo che vedo che ci sta mettendo molto la faccia, e questo che gli ho detto, bisogna tutelare l'immagine, e questa è la cosa fondamentale di una figura come Pino Tagliatella, e non buttarlo a fare brutte figure. Io per lo passato mi ritengo una persona di famiglia per bene, e mi ritengo una persona seria e precisa in tutte le mie cose, e anche io ho messo la faccia in tante situazioni. Quando si parla di errori, ho stato accusato di tante cose, è normale che ho dovuto coprire certe situazioni, e ci ho messo la faccia difendendo molte cose e nascondendo molte cose. Non vorrei che si ripetesse con Pino la stessa cosa, perché Pino è un'icona del calcio molto più importante di me, è una figura fondamentale, è un biglietto da visita per l'isola d'Ischia, e perciò va tutelato e va difeso in tutte le sue, diciamo, iniziative, e va aiutato nelle difficoltà. Settore giovanile, l'anno scorso fatto a metà tra Napoli ed Ischia, quest'anno si vuole fare solamente ad Ischia, un altro errore di gestione. Spiego, tu mi dici questo e poi leggo stamattina che il settore si fa a Torre del Greco. No, a Torre del Greco si dovrebbe fare solamente una squadra. Tre squadre, mini giovanissimi, esordienti, e non lo so, tre squadre leggo, però ciò non toglie, poi nell'intervista che leggevo di Buonocore di stamattina, che giustamente anche lui diceva che il settore giovanile andasse fatto solamente ad Ischia. Il problema di Ischia principale... Ho parlato con Antonio Porto, ho parlato con Vicky Di Bello, con Ciro Bilardi. Si diceva che si voleva fare solamente una squadra.
A Napoli. A Napoli, sì. E io credo che la problematica rimane sempre la stessa, le strutture. Io sono convintissimo che se Ischia avesse più strutture praticamente a disposizione per l'isola di Ischia, per la squadra di calcio, oppure trasformare il benedetto stadio Mazzella in sintetico, tutte queste cose praticamente sarebbero superate. Ok, hai parlato di errori, va detto questo, che hai consigliato a Pino Tagliatella di avere un giusto profilo con tutti, però gestendo un ruolo importante, quale quello che hai gestito tu, in effetti tu sei caduto ogni tanto, sei inciampato, sì, sì, con la stampa, con i tifosi, è vero. Un rapporto forse troppo arrabbiato. Arrabbiato e dettato anche da grosse responsabilità e da grande sicurezza in alcuni argomenti, insicurezza in altri argomenti, inesperienza in determinati argomenti e molta esperienza in altri. Questa miscela ha fatto sì che io cadessi in determinati errori più di qualche volta, però ho avuto anche il buon senso nella persona che sono stato anche pronto a chiedere scusa quando c'era da chiedere scusa. Stagione 2014-2015, quali sono un po' le tue previsioni per l'Ischia e quali sono le tue previsioni in forma generale per questo campionato? Guarda, io questo sarà un campionato molto difficile, voglio dire, perciò chi sta lavorando per l'Ischia faccia tesoro di queste parole, perché le difficoltà saranno tante. Bisogna fortificare la società e bisogna fare una squadra all'altezza. Vedo che si sta facendo ogni giorno un passo avanti e così deve essere fino a fine campionato. Non si dovrà perdere l'entusiasmo nessun giorno dell'anno, perché io so bene, adesso è tutto bello sui giornali, lo abbiamo vissuto noi, ah che bello allenamenti, il ritiro, le fotografie, il tiro a porta, il gol, le prime vittorie, roba varia. Poi ci saranno i momenti bui, i momenti difficili, e quelli sono quelli che devono essere gestiti alla grande da parte della società. E cosa posso dire per il futuro del campionato dell'Ischia? Di pensare domenica dopo domenica e lavorare il lunedì sugli errori fatti la domenica. E quando ci sta da gioire, bisogna sempre gioire, però il giorno dopo già pensare alla domenica successiva. Ripeto, non bisogna avvilirsi e bisogna fare quello che si sta facendo in questo momento, lavorare per l'obiettivo, per la salvezza dell'Ischia, perché la salvezza dell'Ischia sarebbe la continuazione di un grande lavoro fatto in questi 4 anni. Salvezza dell'Ischia che passa anche attraverso i tifosi. Sicuramente. Che ci aspettiamo che siano numerosi e calorosi. Ma questo secondo me è inutile manco dirlo. Sono l'uomo in più. La domenica si fanno sentire. Peccato che il Mazzella non abbia ancora la pista. Perché se ci fosse un campo praticamente senza pista come il Rispoli, pensate il rumore che fanno i nostri tifosi. Sarebbero tutte vittorie, come vedete la Juventus c'ha i punti in più a Torino proprio per questo, perché i tifosi fanno un tifo straordinario. Ischia e i tifosi sono secondo me l'uomo in più, lo sono sempre stati, nel bene e nel male, nei momenti difficili e non, ce li siamo sempre trovati, anche nei consigli. Hai parlato dello stadio, ma il progetto stadio è stato accantonato, tu ti aspettavi che venisse accantonato? Non ci ho mai creduto, sinceramente. Non hai mai creduto che venisse fatto un progetto stadio? Non, Lello ha tentato in tutto di più di coinvolgere persone, ma sull'Isere era molto difficile. Veramente ci ha messo il cuore, però non ho mai creduto in questo progetto. Ho solo creduto nel progetto sportivo, e anche Lello Carlino ha solo creduto nel progetto sportivo. Perché credetemi, non aveva nessun interesse a mettere nessuna pietra, ma voleva solamente coinvolgere imprenditori per far sì che l'Ischia diventasse sempre più grande. Nicola Crisano chiude la sua parentesi con l'Ischia, l'anno prossimo che farà Nicola Crisano? Ma guarda, ripeto come ti ho detto prima, l'altro ieri sera è arrivata questa telefonata del Torino dal responsabile, da Massimo Bava e da Comi, che mi vorrebbero come osservatore, una squadra di Serie A per me è motivo di grande orgoglio, come osservatore del Torino per quanto riguarda settore giovanile e giocatori a livello di primavera e prima squadra. In più si sono aperti dei palcoscenici di C e uno molto forte in Serie D, dove il presidente Di Marino fortemente mi vorrebbe in un progetto con la Puteolana, in un progetto come è nato a Ischia, dove non c'è nulla e bisognerebbe ricostruire tutto. Forse non so se accetterò questo, perché fare un passo indietro poi mi pesa molto. Ho anche altri interessi fuori dal calcio, come ben sai, per le mie attività sia con Pablo Pereira in Spagna sia nell'agenzia mia di polizia investigativa, e devo cercare, diciamo tra virgolette, un qualcosa di bello e importante. In questo momento credo che la pista Torino Calcio mi affascina molto, perché
forse un premio al nome che ha incominciato a girare in questi anni. Hai parlato di Torino, una parentesi va fatta su Filippo Florio, in effetti. Sì. Filippo è stato dato in prestito al Torino, ci doveva essere una comproprietà per dar seguito con l'esborso del Torino di alcuni soldi per prendere la comproprietà. 30.000 euro. 30.000 Quest'anno euro. dovevano tornare, ma purtroppo il ragazzo a Natale è rientrato nell'Ischia perché o non si è inserito bene, o non rientrava nei parametri tecnici dell'allenatore di quel momento. Il ragazzo ha avuto tantissime difficoltà, si sentiva tutte le settimane. Ed era giusto che quando mi ha chiamato a Natale, che aveva preso questa decisione, che non stava più bene, era giusto che tornasse a casa. Il Torino l'ha liberato e si vede che non ha preferito liberarsi di questo calciatore. Chiudiamo proprio l'ultima battuta, abbiamo parlato di Filippo Florio, parliamo di giovani. Secondo te quali possono essere i giovani importanti nell'Ischia di domani? Ma guarda, io non è i giovani importanti parli attuali o che potranno Quelli che già arrivare? sono nell'organico. Va bene, l'organico è inutile, per me 93, 94, 95 ischitani, di cui anche i non ischitani e ischitani rischia e dei buoni giovani. In ritiro sono andati dei ragazzini, diciamo, interessanti. Credo che questo Di Maio non è un buon giocatorino, come lo stesso ragazzo Arcamone. che Arcamone non è partito, credo, in prima squadra, però c'è un altro ragazzo, Conte, che pure mi ha molto impressionato l'anno scorso. Ecco, Antonio su questo è molto bravo a cercare e centrare. Poi, diciamo, Antonio c'è uno staff importante, io questo volevo dire, tenersi stretti al Barella e Di Napoli oggi è un valore aggiunto. Sinceramente, dico che la società Ischia Calcio oggi, con l'allenatore e con lo staff che tiene, ha investito tanto a livello economico, perciò parte da uno staff che non è per niente economico, devo dire la verità. E questo è un buon segno perché hanno investito su un segretario che è anche direttore sportivo, da quello che so, che costa tanto. Due allenatori, preparatore atletico e secondo allenatore che costano tanto, e lo so per certo perché lo so, e credo che Porta abbia anche lui fatto delle richieste perché è giusto che dopo una vittoria del genere potesse migliorare il suo contratto. Hanno un preparatore, un massaggiatore che anche ha un suo valore e hanno un medico napoletano che ha, perciò credo che la società è partita con un investimento grosso per quanto riguarda lo staff, tutti contrattualizzati e voi sapete che è il doppio praticamente perché ci sono il 50 per 43% poi si pagano le tasse e perciò l'Ischia parte già da un 100, sotto i 200.000 euro, 180.000 euro di staff che non è da poco, poi sbaglio, potrebbe essere 130, 140 che siano, però partono già da un budget alto di staff. Vabbè, hanno cercato di mettere la professionalità in Questo testa. è il mio pensiero, hanno tenuto le persone giusto e ho sempre detto che lo staff doveva essere la prima cosa e devo dire la verità, faccio i complimenti perché questo è un passo importante che hanno fatto. Nicola Crisano è un procidano doc. Nicola, procida sempre con muro alla guida, però un procida sempre ambizioso. Conoscendo Luigi, mio grande amico, è persona di grandissimo spessore, una persona precisa, limpida, pulita, un politico atipico secondo me su certi argomenti. E dico che lui ha questa grande passione che è il Procida Calcio. Abbiamo anche lì fatto un grandissimo lavoro. Io ho iniziato i miei primi anni di direzione proprio lì e devo dire la verità, anche lì si è vinto tanto e si sono passati tanti calciatori. Tanti nomi importanti abbiamo fatto e poi ha continuato Luigi praticamente quando io gli comunicai che salivo di categoria per questa offerta del sindaco Ferrandino perché non ci nascondiamo che io sono qui grazie a lui, mi sono innamorato di quest'isola grande, bellissima proprio grazie a Giosi Ferrandino che mi ha dato la possibilità perché è stato lui ad aprile che mi chiamò per farmi continuare questo progetto, iniziare questo progetto Ischia. Procida ha fatto degli anni bellissimi, sta continuando bene. Quest'anno vuole fare un grande campionato, ho parlato con Luigi, ci siamo visti e ha preso degli ottimi calciatori, si è, diciamo, anche interfacciato con me sulla scelta di qualche calciatore che io ho condiviso in pieno, di cui qualche giocatore era stato qua a Ischia. Io credo che potrà centrare, rientra nelle 5-6 squadre che possono andare a fare i playoff. C'ha dei giovani importanti, c'è il figlio anche che è molto bravo, un ragazzo veramente interessante, che secondo me in questo momento è anche sprecato per il campionato di eccellenza. E
e non ti nascondo che se dovessi fare qualche passaggio a qualche altra parte, gli farei la richiesta di prendermelo perché è un ragazzo molto interessante. Manca Cibelli. Grande perdita. Grande perdita, un allenatore che io sarà un'altra persona che gli darò la possibilità di andare in categorie superiori perché lo merita. L'Ischia perde tanto, perde un grande allenatore, perde il Ferguson praticamente d'Isola di Procida, un organizzatore, 10 ore al giorno sul campo. E non capisco i motivi, sinceramente, di questa perdita di questo allenatore. Probabilmente perché forse dopo tanti anni ha perso un po' di stimoli. Ci può stare anche questo, e l'unica cosa può essere solo questa, però lui era uno che ogni anno praticamente è arrivato a giugno, già lavorava per l'anno successivo e vedo invece che quest'anno ritorna in sella un amico di Luigi, Biagio, che erano anni che non allenavo, uomo di campo, diciamo, tra virgolette, completamente diverso da Cibelli nel modo di operare, però Luigi Muro gli ha affidato una Ferrari. Questa Ferrari dovrà portarla un Biagio Lubrano che sicuramente ci avrà fame di ritornare in sella, di far girare il suo nome in questa categoria. Ed è uno che praticamente ha una grossa competenza, conosce bene i giocatori, segue molto le gare, però ripeto, è completamente diverso da Mister Cibelli. Ognuno è bravo per le sue caratteristiche. Io sto lavorando per il mio futuro e cercherò nel mio futuro di inserire anche Cibelli, sinceramente, perché lo merita, perché ha lavorato tanti anni anche con la Juventus, con me d'estate, e mi ha sempre fatto ha sempre fatto bella figura. Grazie Ok, grazie Nicola per il a tempo voi. che ci hai dedicato e per le tue verità che ci hai E forza Ischia. reso pubblico.